schiacciato tra Giorgione, Tiziano e i Bellini, trova ormai quarantenne nella scuola di San Giorgio degli Schiavoni lo spazio per la sua storia. Da cronista della Venezia del XV secolo, si trasforma in novellatore e chi vuol ascoltare, guardi. Matteo si converte, il cambia valute ad usura, lascia i denari all'uomo vestito con damasco che li mette al sicuro entro la bottega ove il dare e l'avere è annotato su foglietti volanti. Qualcuno lo avverte, avrai vita dura. Lui si è già spogliato, non francescanamente, perché la veste rossa è di ottima fattura, tuttavia è scalzo e nel salutare con la mano e ginocchio cedevole mostra una fragilità a noi ignota e che ci sorprende. È una rassegnata conversione. Alle sue spalle la Bibbia rilegata in pelle pronta alla consegna. Interessante gli scambi di sguardi. Un sapiente barbuto esprime compassione ad uno stempiato sorpreso e diffidente. Uno dal naso aquilino risponde al perplesso. Lo sfondo sorprende. Una torre con muratura medievale, con porte aperte, non si sa da che parte stia la città. Il palazzo retrostante certamente è di terraferma e gli elementi rinascimentali. Infatti, le patele entro i timpani che si vedono a sinistra sono certamente veneziani, ma gli elementi rinascimentali abbondano. L'orto degli ulivi è lontano dalla città murata. Persino un fiume con i riflessi dell'alba lo separa. Gli apostoli dormono il sonno dei giusti, mancando alla promessa. Bella la figura di Pietro, avvoltolato nel mantello e nella barba lucente. Uno appare destarsi, di certo Gesù è in meditazione, gli occhi rivolti ad una luce a noi invisibile, forse per questo miracolosa. Le pietre colpite dal sole nascente non lasciano dubbi su dove sia l'Oriente. Carpaccio, l'illusionista, che a destra lascia un altro indizio, un tronco con gambe d'uomo. Qualcosa si sta spezzando tra terra e cielo e questa si incupisce. Una roccia alle spalle del Cristo ha la foggia di Sfinge. Il convento domenicano è in subbuglio. Tutti i frati mollano a terra le sacre scritture, perderebbero pure le chiavi se non fossero allacciate al saio e se la danno a gambe. Chi nel prato, chi su per le scale, chi è in salvo su un balcone esprime sgomento. Ha maggior dignità il pavone e maggior compostezza, considerato l'attavico terrore, il cervo. Un vecchio assiste alla scena reclamando la calma, altri come lui addobbati di turbante non si scompongono. Non lo fa il cane, il cerbiatto, il gatto, neppure il mendicante che alla porta viene respinto. Si deve chiudere, insomma, che succede? È quel che si chiede San Giacomo. Guardate il leone
non soffre più. Possibile che solo i miseredati e i miscredenti credano alla possibilità di pace tra l'istinto e la ragione? San Girolamo, va ricordato, fu un gran lettore, spesso rappresentato in uno studiolo zeppo di libri. Quando Girolamo incontrò il leone? Nacque in Dalmazia e studiò in Gallia. Visse da eremita nel deserto della Calcide. Si perfezionò a Costantinopoli per divenire a Roma cardinale. Morì a Betlemme. Tutti luoghi che i leoni non frequentano. Ci piace supporre che la figura sia allegorica. Nel continuo disputare tra i due poteri, grazie alla sua oratoria, deve averla spuntata su qualche imperatore che il leone da sempre rappresenta. Guardando la chiesa, ci par di riconoscere quella di San Nicolò dei Mendicoli. In tal caso, a destra, non è torre, ma un poderoso campanile, da cui si può giustificare che penzolino ad asciugare abiti monacali. Vittore ci vuol strabiliare con incredibili dettagli. L'erba è cresciuta sul tetto della chiesa, entro il timpano d'ingresso. Quale macabro memento mori, è posto una levigato teschio e sopra, quasi a stendardo, un Cristo pan creatore di fattezze ortodosse. Se le figure con turbante sono sacerdoti della Chiesa d'Oriente, saremmo di fronte ad un miracolo ben più importante del leone ammansito. L'incontro tra le due chiese di Roma e di Istanbul, ove regnava il sultano, un leone, appunto, sarebbe mirabolante. Una lucertola indica il testamento di un frate. È la ricevuta della nostra sorella morte. Il cordoglio dei fratelli non è paragonabile arruggito al cielo del leone, al punto che se il cane non fosse alla catena potrebbe sopraffarlo. Attorno la vita continua. Una donna attinge dal pozzo, un asino indifferente bruca, un cavaliere arabo saluta, sollevando il passo del destriero. I panni stesi asciugano, piccioni e quaglie becchettano insetti. Dovremmo essere a Gerusalemme, ma il paesaggio è quello di una fattoria euganea, con un tetto in scaglie di legno da rifare. Sul lato sinistro, accanto all'acquasantiera, un teschio ha perso la dentiera. Vittore Carpaccio, uomo esoterico, dalla freddura gelida. Agostino, lo sapevamo, filosofo ed oratore, persino concubino, allorché aderì al manicheismo. Non musico, eppure in basso a destra vi è uno spartito. Carpaccio ha il potere di sorprenderci. Guardiamo il telero con l'ammirazione del barboncino che, fiducioso, attende una parola per capire. Cosa guarda fuori dalla stretta finestra? E forse la natura, creazione di Dio, ad ispirarlo?
Se è così, perché tanti libri, che sono frutto del pensiero umano, viziato da debolezze, timori, astuzie ed astrazioni? La prova dell'esistenza di Dio è fuori dallo studio, sembra suggerire Vittore. La conchiglia sulla scrivania contiene più verità di tutta la libreria. I reperti archeologici raccolti sono idoli falsi, buoni per antiquari, ma Cristo sull'altare è risorto per gli umili, gli ultimi. Nel IV secolo il globo terrestre era un'ipotesi blasfema, eppure Carpaccio lo appende sopra la testa di Girolamo. Il basilisco, mostro dall'alito pestifero, soccombe alle preghiere di un bambino, dal nome altrettanto difficile e a noi sconosciuto, San Trifone. Nella chiesa del Santo di Padova, nella cappella del Beato Luca, affrescata da Giusto de Menabuoi, ad uccidere l'animale dalla difficile digestione è San Luca. Qualunque sia l'intercessore, protagonista è sempre la provvidenza divina. La bizzarria di questo telero è la calma placida. C'è un cane lupesco alato, puzzolente come 100 puzzole infuriate, ed il nostro inviato speciale, Vittore Carpaccio, ci riferisce che non c'è nulla da segnalare? I personaggi hanno perso l'olfatto o il loro odore è pari a quello del basilisco? Si sa, erano tempi di risparmio d'acqua e la camicetta color Isabella, regina di Castiglia, che fece voto di indossarla senza sosta sino al ritorno di Cristoforo Colombo, doveva essere di moda. Torniamo a Venezia. Due ponti attraversano un rio, forse maleodorante. L'edificio più imponente ha bifore a tutto tondo, con patere gialle. L'arco superiore è a sella. Profluvio di tappeti turchi. La Serenissima ha il controllo del commercio con il vicino Oriente. Il personaggio in trono porta un cappello dogale. Stupisce il ponte in pietra d'Istria. Non ne ricordo uno così aggettante. Ad esso deve essersi ispirato malauguratamente Calatrava. Ritorniamo al Carpaccio naif, l'affabulatore, perché questa era la funzione del dipinto, raccontare, per confortare la fede incerta. Lui, come Pisanello a Verona e Paolo Uccello, favoleggia nella leggenda. Di San Giorgio è certo il culto medievale, più che la sua umana esistenza. La leggenda aurea vuole che un drago orribile dall'alito benefico, ritorna il tema della digestione, pretendesse dalle città delle vittime da sacrificare in cambio di salvezza per gli altri. A giudicare dei resti, le preferiva femmine, la cui carne, è risaputo, è più dolce e tenera. Quando venne estratto il nome della figlia del re, Giorgio si incarnò con la spada e la parola a mansì la bestia, che condusse ormai in offensiva in città legata alla cintura della principessa. Per tale cavalleresca impresa, Diocleziano lo fece decapitare. Non essendo mai nato, l'imperatore romano ebbe il suo bel da fare per catturare Giorgio. Osserviamo il quadro.
La principessa, dallo sguardo ottuso, o forse compassionevole per il drago, o per la deformazione che Vittore fa della leggenda, assiste al feroce attacco dell'armigero salvatore, capelli ricci, biondo Apollo, che conficca la lancia in bocca al drago. Tanta è crudele la scena, con la punta dell'asta che esce dalla nuca della bestia, che il cavallo, per solidarietà animale, distoglie lo sguardo. Sul terreno, disseminato di residui cadaverici, si rovescia il caldo sangue del drago, ormai ad ali abbassate e coda reclinante. Notiamo il consueto tronco d'albero con gambe umane, una firma d'autore ed un paesaggio impossibile da descrivere. Tentiamo un inventario. Due città turrite sulle colline, un tempio a pianta centrale e da fianco, prima della cupola astronomica, un arco di trionfo a base di coda di rondine. Prodigio di fantasia. L'ingresso, torre munito, ad una città accanto ad un edificio eclettico, ancora mura, torri e sul fondo mura medievali, ingentilite da una loggia turcomanna. La meraviglia è tale da far aprire la bocca alla roccia sotto cui una città si intravede dietro la vela romana abbassata e in rada. L'acqua è quieta, mentre dietro l'asta assassina un veliero s'allontana. Altri, dalla parte opposta, hanno vele spiegate a prendere buon vento. Noi, con esse, cambiamo scena. E Vittore cambia la storia. Il drago ammansito, forse perché la lancia in gola gli toglie il fiato, sta per essere decapitato. Tamburi rullano. La tromba annunzia l'arrivo regale a cavallo. La principessa, in ballerine rosso sangue, a piedi, seguita dalla dama acrobatica con scrigno in testa e ciabattina ai piedi. Il re tiene per mano la figlia. Ha un problema. Sparito Giorgio, destinato alla santità, chi prenderà la mano di una donna per la quale è stato ucciso un drago? Forse uno degli infedeli che a destra assiste perplesso ed indifferente? Il suo harem ha femmine più mansuete. Guardiamoci attorno. L'edificio frontale ricorda quello di Raffaello nel matrimonio di Maria, che, sapendo, generò un figlio potentissimo e che finirà ucciso dalla credine dei potenti. Vittore, ci vuol suggerire questo confronto? L'intorno ricorda Gerusalemme, il cuore cristiano, dove farisei preferirono salvare un ladrone che lasciar libero un pensiero rivoluzionario più pericoloso per il loro miserabile transeunte potere di qualsiasi drago. Prima di avvicinarci a San Giorgio che battezza, spieghiamo perché la scuola di San Giorgio degli Schiavoni è un piccolo straordinario gioiello donatoci dai dalmati che a Venezia erano noti come Schiavoni. Erano una colonia nutrita con un protettore San Giorgio, San Trifone e San Girolamo. Li abbiamo visti nelle opere di Vittore.
La scuola fu istituita nel 1451, vicino alla chiesa di San Giovanni dei Cavalieri di Malta. Vicinanza, non casuale. La loro storia si può leggere con molteplici lenti, come le opere del nostro incaricato ad indagare, oltre le apparenze, al di sopra di ogni convenzione e dal riparo dal sospetto. Concediamoci una lettura più accademica della tela. La prospettiva, per quanto ampia ed ariosa, è perfetta. Al centro, un edificio simile al precedente. Giorgio battezza il re e la figlia. Della regina non c'è traccia. Nel dipinto precedente l'abbiamo vista incedere con candido manto, gli occhi chiusi, le labbra lasciavano uscire un sospiro di tenerezza. Non vi era traccia di arroganza che invece re e figlia malamente celano. Vittore ci vuol dire questo? Ed il levriero che volge il muso esprime il suo dissenso? Vi è stato o no il pentimento prima del battesimo in mezzo ad un concerto di tamburi ed ottoni mentre le ancelle reggono i panicelli per asciugare prontamente il capo perché sparisca il segno della loro subornazione? A chi? A Giorgio, che esiste solo in leggenda? Allora a chi c'è ma non si vede? Al potere salvifico della Chiesa? Venezia era orgogliosa della sua autonomia. Ricettacolo di gaudenti, giocatori, miscredenti, purché con borse capienti e rispettosi delle leggi. Per cui il doge si prostra rapidamente davanti alla Repubblica per prudenza, poi torna a Palazzo Ducale perché c'è da ben amministrare la Serenissima Repubblica. Ed ecco la lucida spiegazione dell'assenza della regina. Il doge può, deve inginocchiarsi per il bene della Repubblica. Lei, Venezia, sposa del mare, neppure si presenta, è fuori da ogni banale scena d'opportunismo diplomatico. Grazie Vittore, incomparabile narratore sotto traccia. Sì.